Ed eccoci qua ragazzi, siamo ritornati nel nostro campionato anomalo di Serie A. Affrontiamo l'Inter dopo dei risultati ottimi, direi. Il Milan ha un po' steccato, ma continua a restare primo. Andiamo a questa partita. Inter-Torino, 28ª giornata. Poi, se avrò tempo, vi spiegherò una formula di una, diciamo, una coppa che devo ancora dargli il nome, me la sono inventata. Ci saranno dei preliminari tra praticamente delle squadre di Serie B, ma vi spiegherò tutto all'ultimo. Eccoci, siamo a San Siro, Giuseppe Meazza, come meglio lo volete chiamare voi. Squadre già in campo. L'Inter che cerca conferme. E quindi attenzione massima. Si parte, Battistini, pallone a Ferri, lungo lancio su Panchev, ferma tutto Falcone, Venturin, Francescoli, stoppa Bobovieri, Babacar, pallone bello per Venturin. Ancora fa proseguire Babacar, prova subito il tiro, la respinta, il cross, ancora la respinta del portiere dell'Inter, mamma mia, subito cover aggressivo. E qui, rimessa in calcio d'angolo per il Torino. Proveremo a metterla in mezzo, Francescoli. Pallone verso Luca Fusi, non ci arriva di testa, va a raccogliere Giorgio Venturini, la metto giù. Tocca per Luca Fusi, all'indietro per Annoni, ancora Annoni, mette verso Babacar, non ci arriva, pallone rilanciato dall'Inter, ma ancora Fusi, attenzione, Bobovieri, non ci arriva, Shalimov, Battistini, lancio per Panchev, bravissimo Falcone, poi Francescoli, e andiamo, Giorgio Venturini, stoppa. Gira ancora per Babacar, Babacar niente da fare, fermato, c'è un calcio di punizione, fallo di Giacomo Ferri su Babacar. Occasione d'oro per Francescoli, attenzione. Parte Francescoli, e c'è il gol! Mamma mia che gol! Tapiro d'oro! 1-0, grandissima punizione, mamma mia, grandissimo gol, 1-0, dai, dai, mamma mia, 1-0, calcio di punizione bellissimo, Battistini, Riccardo Ferri, lancio per Panchev, ancora Falcone, ancora Inter che insiste, Bianchi, palla verso Bergomi, attenzione, su di lui Venturin, lo ferma, ancora cross di Bergomi, lunghissima. Palla in rimessa per il Torino con tutta calma Annoni, Dellicarri, Dellicarri sbaglia tutto qua, mamma mia, gran recupero di Falcone, Annoni, ancora sordo, Fusi, Francescoli, gran gol in sua punizione, ancora da questa parte Bobovieri, Babacar la ferma. Ancora, non capisco perché non punta mai l'uomo. De Agostini. Pallone rilanciato in avanti. Ancora Falcone che ferma Panchev. Niente da fare, ci arriva prima l'Inter, attenzione. Bianchi, fermato da Sergio che riparte. Un bel toro nelle ultime partite. Chiama palla, Venturin poi non va. Shalimov, Berti, fermato da Francescoli. Tocca ancora per Babacar, Babacar, stavolta prova ad andare via, prova ad andare via, prova ad andare via, parte il tiro di Babacar, è fuori di poco. Torino che sta giocando sempre con meno paura. Rilancio di Abate, colpo di testa ancora a liberare da parte del Toro, Ferri, Manicone, Berti. Attenzione, lanci in avanti per Panchev, colpo di testa, attenzione, bisogna chiudere, mamma mia,
pericolosissimo qui l'Inter. Mamma mia. Riparte ancora il Toro, Fusi. Palla a Sordo, la gira per Arnoni. Chiama, riceve palla Babacar, la stoppa, si gira Babacar. Può avanzare, attenzione, adesso accelera. Parte il tiro e palla fuori. Impreciso Babacar, impreciso. Abate. Lancio verso Pancel. Ancora Falcone che stoppa. Sergio, Fusi, ancora Sergio. Si dialoga bene in difesa. Giorgio Venturini. Sbaglia tutto. Boh, si alza dalla panchina Fortunato, ordinato da mister Mondonico. Pallone ancora Sergio, Falcone. Venturini non c'è, deve uscire. Boh. Annoni, palla ancora verso Babacar, Babacar prova ad andare via, a portare via qualche uomo, tocca per Bobovieri, Bobo, gira ancora per Francescoli, dall'altra parte per Sordo, che fa andare molto bene Annoni, la stoppa, mette in mezzo, Bobovieri non ci arriva, Manicone libera, attenzione che l'Inter è in difficoltà, Bergomi rilancia in avanti, colpo di testa, bravissimi qui, dai, dai Baba! Bello colpo di tacco, Venturini, tiro! Fuori, fuori, fuori. Occasione per il Toro di mettere un po' più al sicuro il risultato. Non mi sta piacendo. E allora, signori miei, lo sostituiamo subito. Andiamo. Applausi, ma caro mio, hai sbagliato dei passaggi elementari. E io in una fase così di campionato non lo accetto. Riparte l'Inter, lancio lungo, Francesco li va a chiudere, poi recupera Ferri, Manicone, Pancev, Pancev, attenzione, Alberto Bianchi, tocca in direzione di Berti, lancia ancora verso il centrale di attacco dell'Inter, Vieri viene a dare una mano, attenzione, Bergomi, stile Maradona, Bianchi mette in mezzo, colpo di testa ancora per il Toro, un'uscita. È grande, no, non è fallo, andiamo, vai vai che non è fallo, tirati su, va. Pallone Vieri, ancora Vieri, Vieri, Bobo, tocca male qui, recupera l'Inter, subito Torino però aggressivo, ma ancora questo Pancer, mamma mia, attenzione, Rubens Sosa, fermato, Delicari, ancora Toro. E poi Bobovieri, tocca qui per Francescoli, fa andare, arriva Daniele Fortunato, prova il tiro, gran parata di Abate, palla in angolo. Torino sta dominando San Siro, molto molto bene, stiamo giocando come avevo chiesto io, senza più paure estreme, vada come vada. Sergio mette in mezzo, colpo di testa, gran gol di Bobovieri. Cilac bombe, mamma mia, e andiamo, 2-0, gol dell'ex, 2-0, si riparte, primo tempo che va a scadere, Riccardo Ferri, lancio sempre sti lanci che non servono a niente, pallone a Fusi, meglio per noi, Annoni, ancora Sordo, che riporta in avanti il Toro, sbagliando. Ancora Shalimov, Berti. E allontaniamo la palla e si fischia la fine. Francesco Olivieri tengono in vantaggio il Toro a San Siro. Andiamo pure così. Andiamo pure così. Si riparte. Babacar, Fusi. Daniele Fortunato, Falcone. Bella la palla per Fortunato, non capita dallo stesso giocatore, attenzione a Pancia e mette in mezzo un pallone senza un domani, a occhi chiusi. Buona per noi, Annoni, ancora Sordo, centrocampo, Francescoli, tocca ancora qui, Babacar, va via Vieri. Ancora che combatte il Torino. Dai, Franse, mi ha tolto il cursore, ma dai però, cazzo, andavo in porta lì. Niente, dovevano segnare.
Dovevano segnare. Dovevano segnare. 2-1 Inter. Galli, Falcone, giochiamo senza timore, pallone Fortunato, tocca in direzione di Sergio, riavanza Toro, pallone di Bobovieri per Babacar che sta giocando abbastanza bene, ancora Sordo, Sordo si invola, attende il movimento di Baba che non viene, non avviene, non capisco il perché, non si muove, Babacar ancora Fusi, palla Francescoli e rilancia male, male, Torino chiuso qua in una ragnatela. Ferri, ne esce fuori l'Inter, ancora un lancio lungo, c'è Sergio, colpo di testa, pallone ancora per l'Inter, Bianchi sta macinando gioco, questa squadra mette in mezzo, Sergio bravissimo, evita l'angolo, Fortunato, Falcone, Delicari. Che anche quest'anno ha giocato un sontuoso campionato. Pallone a Sordo. Lancia in direzione di Francescoli, Francescoli, tiro! E gran parata ancora di Abate. Grandissimo movimento tra le linee di Francescoli, che si è ripreso dopo un avvio di seconda metà della stagione veramente brutto. Ecco, adesso faccio il passaggio. Annoni la tiene, arriva in mezzo, Sordo, Sordo, tiro e ancora Abate. Questo potrebbe essere uno schema, eh. Facciamo il treno, andiamo subito a batterla. In mezzo arriva Babacar, niente, respinge l'Inter, Sordo recupera la palla, ancora Torino, buona così, Luca Fusi, parte il tiro, ribattuto, niente da fare. Quando non deve andare, non va. E riparte il Toro, errore dell'Inter, Babacar. La tiene Baba, Baba. È lunghissima, lunghissima. Un po' più forte, Annoni. Campo finisce, eh. 66esimo, c'è ancora da soffrire. Riparte l'Inter, Berti, attenzione, manovra avvolgente stavolta, ancora Shalimov. Su di lui Sordo, mette in mezzo Scialimo. Cioè ragazzi, io non ho schiacciato niente, eh. Ancora un po' mi fa l'autorete da solo. Ma scherziamo, ma dai. Fortunato. E niente da fare, palla nei piedi degli avversari. Mettiamo tutti in difesa. Palla ancora dall'altra parte, guardate se mi dai i cursori giusti, ma guardate se mi dai i cursori giusti. Esce Scialimo, entra di Napoli, attenzione. Bianchi dalla bandierina, la mette in mezzo, c'è Fortunato che deve saltare, Galli. Adesso finché non sono tutti su. Mamma mia, non sapevo cosa fare qui, lo giuro. Delicarri. Tocca ancora in direzione di Annoni. Dai e vai. Se Annoni si sveglia a salire. Adesso è buono. No, non è fuori gioco. Sì, è fuori gioco. Ultime partite di campionato, ragazzi. Non ne mancano più tante. Oddio, ne mancano ancora, ma non tantissime. De Agostini, rilancia in avanti. Colpo di testa e palla che va sempre agli avversari, ancora Annoni che va a chiudere, cerca di arrivare su questo pallone Tarzan, bravissimo, e chiude così la porta all'Inter, si riparte confusi che dà un buon pallone a Fortunato, tocca in direzione di Bobovieri, fa andare Francescoli, veloce come un treno, il tiro, bah! Fuori di poco. Grandissima prestazione di questo uruguaiano, eh. Rilancio 80esimo, si riparte. Ancora bel colpo di testa. Adesso però dobbiamo venire indietro a difendere. Recuperiamo un gran pallone con Francescoli qui. E riparte il Torino. Ancora con Francescoli, grande la sua partita. Manda Bobovieri, Bobovieri.
Sì, vabbè ragazzi, lì l'ha spinto, eh. Quello era fallo, eh. Ancora Torino, che giustamente se la prende con calma. Delicarri, ancora sordo la palla. Vediamo il movimento, non c'è. Non capisco io. Il Milan me lo facevano. Lo stesso schema, eh. Fusi, Francescoli. Facciamo girare palla, tranquilli. Pallone sordo. E poi cos'è? Fuori gioco di Bovieri. Fuori gioco, cambio nell'Inter, entra Orlando, esce Bianchi. Riparte l'Inter, Abate. Lancio lungo. Bellissimo colpo di testa a far proseguire ancora. E Bobo qui si scontra, ma va via Francescoli. Battistini, un'altra spinta. No. Ferri. Ancora colpo di testa del Torino che però deve assolutamente. Tenere palla. 3 minuti alla fine, attenzione. 1 minuto farà fare l'azione finché non tirano. Ancora Falcone. Tocca indietro, partita finita. La partita è finita. E vinciamo a San Siro 2-1, buon risultato. Andiamo a vederci i risultati di questa 28esima giornata. Inter Torino 1-2, Atalanta Sassuolo 4-2, Sampdoria Brescia 4-0, Milan che cade con la Roma 4-0, attenzione, Chievo Lazio 0-2. Pescara e Udinese 3-0, Parma Genoa 2-2, Juventus Spal 1-0, Cagliari Napoli 0-2, Ancona e Fiorentina 1-0. E siamo a 6 punti. Chi può sperare di vincerlo? Sono Napoli, Roma e Pescara addirittura, attenzione. Fondo classifica, Ancona che, attenzione, si potrebbe salvare, si potrebbe salvare. Bene ragazzi, per adesso è tutto, ci rivediamo alla prossima partita contro il Pescara. Mamma mia che partita, ciao ciao!